Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con le video interviste di About Pharma. L'appuntamento di oggi fa parte dello spazio informativo Immersi, la rubrica dedicata al mieloma multiplo e rivolta alla classe medica consultabile sia su About Pharma sia su Pfizer Pro, il portale di Pfizer. Nostra ospite oggi è la professoressa Elena Zamagni, responsabile del programma dedicato alle gammopatie e al mieloma multiplo all'IRCCS Policlinico Sant'Orsola di Bologna, nonché professore associato di ematologia all'Università Alma Mater dello stesso capoluogo emiliano. Buongiorno professoressa e benvenuta. Buongiorno. Oggi con lei tocchiamo un tema abbastanza importante che riguarda voi ematologi, ma in realtà che interessa da vicino anche i medici di medicina generale, ovvero la profilassi vaccinale nel paziente con mieloma multiplo. La prima cosa che le chiedo è: perché intanto è così importante affrontare questo tema nel momento in cui di fronte si ha una persona affetta da questa malattia? La profilassi vaccinale è importante in tutti i pazienti oncologici, ma mi sento di asserire con cognizione di causa che il mieloma è l'emblema delle patologie oncologiche in cui diciamo, persiste una immunodepressione. Perché il paziente con mieloma è immunodepresso in primis per la patologia in sé. Il mieloma è una patologia delle plasmacellule. Le plasmacellule sono le cellule che fisiologicamente producono le immunoglobuline e gli anticorpi. Per cui all'esordio di malattia, diciamo, il paziente ha una grossa espansione delle immunoglobuline monoclonali, cioè dovute al mieloma, e ha quindi una immunoparesi delle restanti classi immunoglobuline, che questo lo insegniamo a lezione, è sempre presente e in tutte le fasi in cui il mieloma si riattiva, quindi in cui non è in remissione, questo si perpetua e si ripete nel tempo. Quindi la malattia in primis. Due, la terapia in senso trasversale, uno dei capisaldi della terapia del mieloma è il desametasone, che è un potentissimo immunosoppressore che viene usato nel mieloma ad alto dosaggio. E questo è trasversale a tutte le linee di terapia, dalla prima fino all'ultima, e quindi non riguarda una specifica classe di farmaci. Questo è il secondo motivo. Il terzo motivo è la neutropenia, anch'essa iatrogena, cioè indotta dalle terapie. Tutti i tipi di terapia, incluso il trapianto autologo di cellule staminali, che è un'altra condizione che mette a rischio di infezioni, e non ultimo, specifiche classi di farmaci, mi riferisco in particolare agli anticorpi monoclonali da una parte e le immunoterapie più moderne, quindi anticorpi più specifici, CAR-T, che hanno uno specifico meccanismo d'azione. Ultimo, il continuous treatment. Il paziente con mieloma va incontro a una terapia continuativa, quindi non ha delle fasi libero da malattia e libero da terapia. Per tutti questi motivi, durante tutta la storia naturale del paziente con mieloma c'è una condizione variabile di immunodepressione e in questo senso i vaccini quindi rappresentano un punto di forza importante. Io ringrazio la professoressa Elena Zamagni, responsabile del programma dedicato alle gammopatie, al mieloma multiplo, al Policlinico Sant'Orsola di Bologna per queste prime informazioni. Vi ricordo che la video intervista integrale è già consultabile sul sito Pfizer Pro. Grazie, al prossimo appuntamento.